Sabato Dinner Dance, siamo in compagnia della sposa perfetta, ragazzi, a casa, prendete nota, taccuino, perché qui veramente ci sarà da scrivere quante qualità e più, insomma, possono veramente uscire dal dizionario di 350.000 parole della nostra lingua italiana. La sposa perfetta si chiama Sabrina. Ragazzi, prendete nota, la sposa perfetta si chiama Sabrina, se si chiama Laura lasciate andare. Sabrina, appena incontrate una attaccatevi come volevo dire Pokémon, vabbè, l'ho detto, i Pokémon, attaccatevi. Attenzione, allora Sabrina, arrivi da? Bergamo. Bergamo giù o su? Su. Ah, quindi hai usato anche tu il nuovo sistema di 180 metri, funivia? Ah, non lo sai? Vabbè, dopo ve lo spiegheremo. Mamma mia, oh, lei è di Bergamo, io no, però so più di lei. È incredibile. Allora, Sabrina, quando ti sposi? 28 agosto. Applauso! Ma attenzione, perché c'è anche la lista dei desideri di un buon addio nubilato, perché qui c'è, sembra più che altro un menù. Mamma mia, chissà che cosa. No, non è una lista dei desideri, è una lista delle penitenze più che altro. Ecco, io non lo volevo dire, ma ecco, secondo me le amiche saranno un po' cattivelle questa sera. Allora, attenzione, dopo quanto tempo ti sposi? 4 anni e mezzo. Con? Gabriele. Sabrina. Applauso. Sabrina. Sabrina, bravo, bravo, bravo. Allora, cosa ti aspetti dopo i fatidi così? Una bella vita insieme. Questo è amore, ragazzi. Questo è amore. E scatta l'applauso! Spontaneo! Di più! Attenzione, perché Sabrina si sta sciogliendo come un galippo a sole. Allora, Sabrina, 3 aggettivi del tuo maschione. Oddio. Belli e brutti, dai. Decidi tu. Buono. È bravo. Buono, bravo. È simpatico. Ce l'hanno tutti questo ragazzo. E allora, noi ti auguriamo un mondo di bene e un mondo di penitenze questa sera. Però, ti raccomando, il gran frullatore del divertentismo del convento, fino alle 3:30 del mattino ti vogliamo in pista scatenata con le braccine tutte su in